Luisa ha 33 anni, viene in ambulatorio perché ha un problema. Lei in realtà è già in trattamento da molti anni, è una primogenita di tre figli. Il padre, mi dice da subito, è un paziente bipolare, è stato in cura ed è tuttora in cura da molto tempo. Anche la nonna paterna soffriva quella che è stata descritta come una depressione cronica, ma ricorda di aver preso, che abbia preso terapie per tutta la vita. Lei da molti anni è in trattamento perché gli è stato diagnosticato un disturbo bipolare di tipo 1, così mi dice in maniera esplicita. In realtà, andando indietro nel tempo, dice che è sempre stata una persona attiva, abbastanza esuberante, ha avuto un buon sviluppo psicomotorio e è stata brillante come studente, si è laureata in ingegneria e tuttora lavora con un lavoro di responsabilità in un'azienda molto famosa. È sposata da qualche anno e il suo desiderio sarebbe proprio quello di fare figli. Quando le chiedo di raccontarmi un po' però il decorso del suo disturbo, della diagnosi che è stata fatta, dice che in realtà ha iniziato i suoi problemi nella inizio adolescenza, intorno ai 12 anni, con dei problemi alimentari. Lei allora ha incominciato ad avere dei veri comportamenti bulimici, cioè delle crisi di iperfagia e poi delle condotte di eliminazione. Ricorda di aver seguito dei trattamenti con psicologi per parecchi anni e poi questi problemi, dopo un paio d'anni, si sono risolti. Lei non ha più avuto problemi di bulimia, adesso ha un peso assolutamente normale e non ha particolari disordini nella dieta. Quando le chiedo di raccontare un po' meglio anche il suo carattere di base, lei si definisce molto sensibile. Dice che negli anni ha sviluppato l'idea di essere più sensibile dei suoi coetanei, per cui nel bene e nel male i fattori esterni hanno su di lei una grande trascinabilità. La prima episodio depressivo è intorno ai 21 anni e da subito ha una netta stagionalità. Lei tende a stare male in autunno, cioè nel cambio di stagione tra autunno e inverno, e decisamente meglio tra primavera e estate. Il medico di medicina generale, davanti a queste fasi, le propone una terapia con della paroxetina, che lei inizialmente assume, la terapia funziona, ma riconosce a distanza di qualche mese dall'inizio del trattamento, nell'estate successiva al primo episodio depressivo, una netta fase maniacale. I familiari riconoscono la fase maniacale. Lei non ha un ricordo netto di essere stata male, ma i genitori le hanno raccontato che faceva discorsi sconclusionati, voleva partire per una vacanza all'estero in autostop, che non era certo nel suo stile. Insomma, i genitori preoccupati delle sue condizioni la accompagnano da uno psichiatra e lo psichiatra, vista la situazione, le propone una terapia con litio. Quindi a 24 anni lei inizia il trattamento con sali di litio, a cui risponde benissimo, ha una ottima stabilizzazione e inizia quindi a, come dire, approfondire questa diagnosi, la sua patologia. Inizia anche una lunga psicoterapia, stando meglio, che avrà come focus proprio la sua dipendenza e odio amore nei confronti di questo padre. Il suo timore è di essere, diciamo, seguire le orme paterne, doversi curare tutta la vita. Intorno ai 30 anni decide che vuole un figlio. È sposata, la sua vita, il suo lavoro le permette una certa stabilità economica. E quindi decide, insieme al curante di allora, di ridurre progressivamente il litio. Non vuole affrontare una gravidanza prendendo terapia. Conosce quello che è uno dei rischi, prevalentemente, diciamo, del trattamento con litio, e cioè una cardiopatia congenita che si chiama sindrome di Epstein. È una persona che si documenta molto. Il curante la mette in guardia da questo rischio, dice che potrebbe avere delle recidive, ma lei non sente ragioni. Fa una riduzione molto lenta nell'arco di alcuni mesi. Ha una prima gravidanza con la terapia sospesa, in cui però c'è un'interruzione precoce, ha un'interruzione di gravidanza. Nel frattempo nota un innalzamento dell'umore. Ci sono le avvisaglie di un fenomeno, di una fase maniacale in arrivo. La riconosce lei, la riconoscono i familiari, decide di soprassedere e di riprendere il litio. A questo punto passa un altro anno e vorrebbe affrontare questo problema. È molto ambivalente sull'argomento. Capisce che questa terapia è ancora utile, ma è molto spaventata dall'idea di poter affrontare una gravidanza e quindi decide di venire in consulenza perché deve decidere il da farsi. Vista la storia clinica, le dico che nel suo caso
in realtà il rischio di recidiva è molto alto e le do anche delle indicazioni per capire come uno scompenso maniacale in gravidanza è comunque un fattore di rischio per il nascituro. Le consiglio di contattare un centro specializzato in cui poter essere presa in carico da un punto di vista ginecologico e subito soprattutto neonatologico. Perché c'è da programmare bene questa gravidanza, sia in termini di controlli, le spiego che bisognerà fare delle ecografie aggiuntive morfologiche proprio per prevenire un'eventuale sindrome di Metzen, e le spiego anche che la litiemia dovrà essere monitorata, quindi deve essere disponibile a essere monitorata molto strettamente, perché aumentando il volume circolante dovremo addirittura aumentare la terapia, non diminuirla come lei voleva. Ci vuole pensare, ci penserà per qualche settimana e poi decidiamo questo percorso. Ultima cosa che verrà concordata e messa in guardia è che c'è il grosso rischio nel postpartum di poter avere delle ricadute non solo per via delle alterazioni del trattamento in termini di posologia, ma perché le notti insonne assistendo un neonato sono un fattore di rischio per un soggetto affetto da questa patologia. E quindi programmiamo già per tempo durante la gravidanza, nel frattempo la signora è rimasta incinta, programmiamo un'assistenza notturna che lei dividerà tra il marito, che si rende disponibile e partecipa alle visite, e un'assistente neonatologa che andrà a domicilio. Insomma, abbiamo organizzato tutto e adesso aspettiamo l'esito di questa gravidanza. Il caso che è stato appena presentato da dottor Vaggi è un caso paradigmatico che capita frequentemente all'attenzione dei medici o comunque degli operatori. Capita in modo un po' singolare, nel senso che donne che si presentano con un disturbo bipolare, soggetti di sesso femminile, seguono normalmente la loro terapia con una buona compliance. Poi lentamente si fa strada l'idea della possibilità di una gravidanza, con un atteggiamento decisamente direi diversificato. Da una parte alcune persone rifiutano l'idea di una gravidanza a priori, molte invece la ricercano anche in modo, se volete, eccessivo, perché questo in qualche misura le apparenta ad una popolazione apparentemente normale. Chiedo scusa per aver usato il termine di normale, ma perché nel momento in cui una persona ha la diagnosi di disturbo bipolare si sente talvolta diversa. Ho detto talvolta diversa e vorrei sottolineare questo aspetto, perché in realtà la malattia bipolare è una malattia molto complessa, ma assimilabile a tante patologie organiche. Non è un caso che noi oggi conosciamo tanto sulla patogenesi del disturbo bipolare, sugli aspetti infiammatori e via dicendo. Ho fatto questa premessa perché poi questo ha delle ricadute sull'atteggiamento della persona e quindi sull'atteggiamento verso la terapia, i rischi che la terapia comporta o la sospensione della terapia comporta. Primo punto, il percorso è strettamente individuale, cioè legato alla donna, ma in realtà le persone che sono venute da me, devo dire quasi tutte, erano accompagnate dal marito, da un compagno, dalla famiglia. Quindi il primo punto è che il carico di queste scelte, di queste decisioni, non ricada interamente sulla donna. Certamente sarà lei l'artefice e la protagonista, ma un carico condiviso, o perlomeno in un confronto con le persone a lei care o per lei significative, già permette di attenuare il peso di una responsabilità. La responsabilità è molteplice. La prima domanda che viene fatta non è se può avere una gravidanza, ma nel caso di una gravidanza, mio figlio, mia figlia saranno anch'essi portatori della malattia che io stessa ho? Questa è la prima domanda. La seconda, è nel corso di un trattamento. Quali sono poi, io posso avere una gravidanza? E questo io posso significa io persona malata, nella complessità della mia vita. A me è negata la gioia di un bambino, la gioia di una gravidanza, la gioia di una condivisione con mio marito, con i miei familiari, via dicendo. Terzo step, sono tutti passaggi che prima sono stati così ben evidenziati da Marco Vaggi. Beh, il primo punto è mantenere, e questo è il suggerimento, un rapporto molto stretto con il terapeuta. Molto stretto significa
un atteggiamento di tipo psicoeducativo, quindi insegnare alla persona una buona igiene, igiene a vari livelli, mi riferisco all'igiene dei ritmi circadiani, all'igiene del sonno. Lo sappiamo come per esempio i ritmi circadiani, se sregolati, possono innescare delle recidive di patologia. Altro punto è vedere il complesso dei farmaci che la persona assume, quindi lo stabilizzatore per eccellenza, che è il litio, escludiamo gli altri perché sostanzialmente hanno effetti più teratogeni, ma valutiamo anche altri composti, per esempio gli antipsicotici atipici, che possono essere in qualche misura di supporto, talvolta meno a rischio, oppure ancora delle terapie supplettive che alcune segnalazioni di letteratura, per esempio l'acido folico, hanno degli elementi favorevoli per ridurre l'effetto teratogeno. Soprattutto un contatto molto stretto che veda una riduzione graduale della terapia, se si decide di ridurre la terapia, oppure un supporto per identificare, nel caso in cui la persona voglia continuare il farmaco, un supporto per identificare eventuali sintomi prodromici di una relapse, di una recidiva. Questo permette di prevenire talvolta delle recidive, di identificare dei sintomi, chiamarli con il loro nome. Faccio un esempio: un sintomo di ansia, un sintomo di depressione in corso di gravidanza, ma non è necessariamente affatto sintomo prodromico di una recidiva. Sappiamo come la donna normalmente sia preoccupata nel momento in cui si fa la prima morfologica, nel momento in cui si avvicina il momento del parto e via dicendo. Sono eventi normali, fisiologici, legati ad un normale, ad un normalissimo sviluppo nel corso della gravidanza, dell'aspetto psicologico della gestante, ma anche di chi sta attorno a lei, cioè delle figure più significative. Quindi un atteggiamento da parte del medico di vicinanza, ma anche di vicinanza tecnica, cioè il medico deve sapere identificare ciò che è di primo livello a rischio, oppure ciò che invece è un elemento trascurabile e fa parte di una normalissima evoluzione di vita. Quindi due aspetti: da un lato la possibile sospensione del farmaco, dall'altro soggetti che nella loro normalità continuano ad assumere il farmaco e stabilendo un rapporto di alleanza terapeutica con il medico, un'alleanza molto adulta, da pari a pari, uno tecnicamente preparato, l'altra portatrice di molti dubbi e di molti timori, e insieme procedono lungo la gravidanza. Indubbiamente è una collaborazione non facile, continua, che vede però l'universo familiare coinvolto. Altrimenti il carico per la donna diventa eccessivo, in termini di responsabilizzazione eccessiva, eventuale colpevolizzazione nel caso di una recidiva, nel caso di un possibile effetto teratogeno, però nel momento in cui questo viene condiviso in modo adulto, la donna può arrivare fino in fondo ad avere un buon esito della propria gravidanza. Queste sono considerazioni piuttosto generali, indubbiamente, non entrano nello specifico della singola persona, perché poi ogni universo psicologico è diverso dagli altri. Il significato della gravidanza per quella persona portatrice di un disturbo, per quella persona portatrice di un disturbo all'interno di una famiglia sana, oppure in una famiglia in cui ci sono già stati dei casi di disturbo bipolare. Una malattia complessa che richiede una conoscenza della patogenesi organica, dei risvolti psicologici. A questo proposito non posso non ricordare che, pur essendo il disturbo bipolare una malattia ormai notoriamente organica, eppure è anche la malattia che più di tutte risente delle variabili psicologiche. È un'evoluzione da una condizione di eutimia a una condizione di ipertimia oppure di modesta depressione, per non parlare di altre condizioni più complesse, quali gli stati misti, è facile a verificarsi. Facile a verificarsi però significa non facile a precipitare in una direzione o nell'altra. Significa facile a verificarsi e in quel caso va decriptata, va conosciuta, va decodificata. Quindi un percorso indubbiamente frastagliato,
individuale da condividere con tutto l'universo della persona, l'universo familiare e con il medico.